Oggi inauguriamo un'opera importante per la nostra comunità, a sostegno delle famiglie e a favore dei bambini e delle mamme, in particolare delle mamme che lavorano. Si tratta del nuovo asilo nido, una struttura di servizio che vuole favorire la crescita dei bambini in un ambiente accogliente, favorirne un percorso nel primo momento di vita. Credo che sia importante inaugurare nuove opere, ma in questo caso è la funzione dell'opera che è più importante. Io la definirei come un incubatore del nostro futuro, perché i bambini naturalmente sono il nostro futuro e queste opere, questi servizi favoriscono il progresso verso la modernità delle nostre comunità. Quindi siamo molto orgogliosi di poter mettere a disposizione del nostro comune quest'opera che mantiene un livello di servizi elevato che possiamo offrire alla nostra comunità ed è per noi un fiore all'occhiello. L'asilo potrà, il nido d'infanzia potrà ospitare 26 bambini con un percorso di attività che favoriscono la crescita, un percorso affettivo, intellettivo, collegato poi alle altre istituzioni scolastiche e agli altri servizi. È un passo importante, soprattutto in un momento in cui, mentre si riducono i servizi, noi siamo contenti di operare una inversione di tendenza, cioè aumentiamo i servizi a favore della comunità e in particolare della famiglia, che è un perno della nostra società, e dei bambini, che sono il nostro futuro. Molto lieti di potervi incontrare in un'occasione così particolare. È sempre importante inaugurare delle opere a servizio della comunità, ma inaugurare un asilo nido, un nido di infanzia, in un momento come questo, credo che sia più importante. Vada oltre il significato dell'opera, oltre la struttura, ma è importante la funzione che avrà questa struttura. È importante per la nostra comunità, ma è importante per il territorio. Io lo definirei, senza enfasi, anche con un po' di emozione, un incubatore di futuro. Il contenuto di questa struttura è più importante di tutto quello che noi possiamo dire e fare. Prima di dirvi due parole, volevo però leggere una lettera che ci ha mandato il Presidente della Regione, proprio a significare l'importanza anche di quest'opera e anche il significato di aprire, insomma, un asilo che è destinato ai nostri bambini. Vi ringrazio per l'invito all'inaugurazione del nuovo asilo nido. Purtroppo per impegni istituzionali precedentemente assunti non mi consentono di essere presente. Formulo però i migliori auguri a quanti si sono adoperati per l'organizzazione della struttura, per l'accoglienza dei bambini, a tutto il personale addetto e al corpo insegnante, per l'importante funzione di contributo alla formazione nei primi anni di vita dei piccoli alunni, ai quali va un particolare caloroso augurio per il nostro futuro. E naturalmente l'assistenza e il sostegno, anche in un momento importante sempre della vita. In particolare cercando di favorire non solo i servizi, ma l'accessibilità ai servizi, quindi anche le tariffe e il costo per i servizi. Oggi, se avete letto i giornali, si dice che il Comune di Cagliari è costretto a aumentare il costo dei servizi e degli asili nido di 100 euro al mese. Noi li stiamo diminuendo i costi, cercando di fare una piccola inversione di tendenza, ma più importante di quello che possa apparire. Mentre si riducono i servizi, cerchiamo di aumentarli. Quindi non è solo importante fare le opere, è importante anche la destinazione e la funzione di queste opere. Allora va il mio ringraziamento e il mio apprezzamento, ma non solo, tutta l'amministrazione. È un progetto moderno, con una struttura che è all'avanguardia e si collega alle altre.
più alle famiglie, anche perché le donne che lavorano ormai sono in numero sempre maggiore e non tutte le famiglie hanno appunto la disponibilità di avere altre persone che si occupano della cura dei propri bambini. L'ingresso dell'asilo è alle 7.30. Dalle 7.30 fino alle 9 gestiremo gli ingressi dei bambini nella sala, nell'atrio principale, diciamo, e nella sala della piscina colorata. Speriamo.